Ben ritrovati amici di The Wine Channel e oggi una nuova puntata sulla storia del vino. Il nostro viaggio alla scoperta della storia del vino oggi ci porta nell'antica Grecia. Antica Grecia, la terra della polis, della filosofia e diciamo, il pensiero che poi ha ispirato anche i popoli successivi e che per tanti tratti ci portiamo dietro nel nostro patrimonio culturale europeo. Ma l'antica Grecia è anche molto importante per il mondo del vino. Infatti, già dal 2000 avanti Cristo, quando i Fenici portarono la vite, quindi la coltivazione della vite su questi territori, si capì subito che eravamo vicini a un cambio di visuale. Se, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, il vino era un prodotto riservato principalmente alla nobiltà, alle classi sociali più ricche, o comunque era considerato un qualche cosa di esclusivo, quasi in alcuni versi anche esotico, se così lo possiamo intendere, qui abbiamo un cambio di vista, in quanto mentre per gli altri popoli la bevanda più consumata era normalmente la birra per via della produzione dei cereali, ecco che qui invece i greci ribaltano il concetto e per loro è il vino a diventare una bevanda estremamente importante. Qui possiamo vedere come proprio in questa epoca dove i greci vedono la birra come sostanzialmente la bevanda dei barbari, fra virgolette, e invece il vino come bevanda divina, legata anche al culto. E infatti, proprio per questo assume un carattere nobiliare e che va quindi utilizzato e bevuto con determinate accortezze. Già nel 1600 a.C. il vino da parte dei greci era utilizzato a scopi rituali e specie nel culto del dio Dioniso. Dio Dioniso, che era appunto inizialmente una divinità, diciamo, vicina al mondo della fertilità agricola, quindi inizialmente era nato con questa, diciamo, descrizione, questa caratteristica, ma in realtà poi nel tempo è diventato il dio del vino, dell'ebbrezza e anche dell'estasi. Di fatto, è proprio lui, secondo, diciamo, la mitologia, greca, che fa conoscere il vino ai mortali, in quanto inizialmente questa era una bevanda riservata solo agli dei. E questa bevanda, di fatto, tramite l'ebbrezza, avvicinava al mondo, appunto, degli dei e quindi al mondo divino. Poi, diciamo che nella realtà, come abbiamo detto, il vino viene conosciuto per il tramite dei Fenici che cominciano a portarlo. La Grecia presenta anche un clima favorevole per lo sviluppo della vita, infatti ancora oggi è coltivata, anche se magari i suoi prodotti non sono così conosciuti e così bevuti, ma di questo magari ne parleremo in una prossima puntata. Però, se dobbiamo parlare delle caratteristiche di questo vino, ecco, in realtà possiamo trovare delle caratteristiche peculiari. Ad esempio, il fatto che buona parte, o comunque una tipologia di vino molto in voga, era il vino dolce, essenzialmente fatto da uve appassite o addirittura che subivano la bollitura, questo vino subì la bollitura per ridurre ancora di più la quantità di acqua presente e condensare il sapore dolce. Quindi la tendenza era comunque al gusto
dolce. Oppure, dall'altro canto, un altro modo per produrre vino era quello di utilizzare uve non mature, quindi ancora acerbe, per produrre dei vini con una più spiccata acidità. Un grosso difetto che dovevano combattere all'epoca era la conservazione del vino. Il clima non aiutava, soprattutto in estate. Il clima della Grecia è molto simile al clima che abbiamo nel nostro sud Italia, quindi estati anche con temperature elevate, dove chiaramente se il vino non era conservato in maniera adeguata era facile che si andasse a perdere, e oltretutto i contenitori nei quali normalmente era conservato non garantivano e non preservavano il vino dall'effetto dell'ossidazione. Ed è qui che per ovviare a questo problema nasce l'idea dell'utilizzare delle resine per sostanzialmente andare a diciamo a riempire o comunque a cospargere l'interno delle anfore che contenevano il vino, proprio per evitare che la penetrazione dell'ossigeno portasse all'ossidazione dello stesso e quindi alla perdita di qualità del prodotto. E ancora ad oggi ci sono dei particolari vini che si chiamano Rezina, che appunto sono aromatizzati con appunto con la resina di pino, proprio a ricordo di questo metodo utilizzato per la conservazione. Chiaramente poi questa resina rilasciava dei particolari sentori, dei particolari aromi che poi si ritrovavano quando si andava a degustare il nostro vino. Altra cosa di cui i greci erano molto bene a conoscenza era l'effetto che il vino aveva sul nostro corpo, cioè quindi del fatto che l'ebbrezza non era propriamente un qualche cosa di desiderabile. E infatti si usava, era d'uso bere vino annacquato, in modo oltretutto da poterlo appunto bere per lungo tempo. Solitamente il vino era il compagno di lunghi banchetti, e quindi il poterne bere più lungamente durante la serata era garantito dal fatto che veniva, diciamo, addizionato ad acqua per evitare lo stato di ebbrezza, ma anche perché il vino era anche una bevanda da discussione, da compagnia, da dialogo. Infatti il simposio, che qualcuno magari che ha fatto qualche studio classico, io no, però chi lo ha fatto magari ci ricorda, gli viene in mente qualcosa quando parlo di simposio, in realtà era proprio la parte del banchetto, solitamente la parte finale del banchetto, dove i partecipanti si ritrovavano attorno al tavolo, bevevano vino, mangiavano, non so, alcune pietanze, diciamo a livello quasi come noi lo potremmo chiamare in maniera moderna finger food, quindi pezzi di formaggio, frutta e questi, diciamo, questo tipo di prodotti, parlando e discutendo di politica, di filosofia, di temi molto alti. E anche qui appunto la necessità di non eccedere nello stato di ebbrezza per rimanere lucidi e attenti per seguire la discussione e continuare il dialogo lungamente per tutta la durata del simposio, quindi per terminare il banchetto. Inoltre era anche previsto, ad esempio, che nei matrimoni gli sposi fossero invitati a non bere. Questo perché? Perché si diceva appunto che bisognava prendere la decisione, una decisione così importante come lo sposarsi, in piena facoltà mentale. Discorso invece estremamente opposto: quando si beveva il vino non annacquato, si veniva, diciamo, tacciati di essere dei barbari, quindi solo i barbari
bevevano il vino non annacquato. Vedete come le cose cambiano nel tempo. Forse adesso il concetto è un po' ribaltato in alcuni sensi, però come vedete anche la storia è bella anche per questa. Oppure quando si voleva effettivamente raggiungere l'ebbrezza, e pensiamo ai rituali dedicati al dio Dioniso, le famose orge dionisiache che portavano con l'uso e l'abuso dell'alcol a, diciamo, stati di trance e di ebbrezza che nell'immaginario avvicinavano al dio e rendevano grazie appunto per quello che donava agli uomini, cioè appunto la vite e il vino. Un'altra idea che nacque in Grecia proprio per combattere il caldo che abbiamo detto causava problemi anche nella conservazione, era l'utilizzo di sistemi di refrigerazione per il vino. Quindi, soprattutto questo si traduceva nell'utilizzo di anfore con delle intercapedini, quindi anfore che avevano dei doppi fondi oppure delle intercapedini nei quali potevano essere inseriti acqua fredda oppure ghiaccio o addirittura la neve, neve che veniva appositamente raccolta e conservata a questo scopo. In questa maniera il vino veniva mantenuto fresco e questo aiutava a poterlo degustare soprattutto d'estate, perché come abbiamo detto prima, a quelle latitudini il caldo si faceva sentire e quindi mantenere un vino più fresco era assolutamente necessario. E c'erano proprio anche delle figure all'interno delle case e anche durante i banchetti tra i servitori che si occupavano specificatamente di questa attività, quindi proprio della scelta dei vini e del modo migliore per poterli conservare. Cioè, potremmo dire quasi una sorta di sommelier ante litteram, quindi di gestori della cantina che consigliavano anche e sceglievano i vini più adatti al banchetto. Quindi anche forse lì nasce un po' la prima idea di sommelier. Vi erano inoltre anche diverse forme di coppe e bicchieri per degustare il vino a seconda dell'occasione oppure a seconda dell'uso. Allora abbiamo il cantaro, che era, diciamo, è quello che probabilmente avete visto in qualche dipinto o in qualche vaso dipinto appunto del periodo della Grecia antica. È la classica coppa con i manici alti. Solitamente era associato alle cerimonie religiose, comunque a particolari occasioni molto formali, quindi era la coppa, diciamo, più prestigiosa da questo punto di vista. Poi c'era il kilix, che era la coppa da libagione che di solito era utilizzata prima dell'utilizzo del cantaro ed era utilizzata anche per un particolare gioco che veniva fatto all'interno di questi bacchetti, che consisteva nel lanciare il fondo della coppa verso un bersaglio per ricevere un determinato premio. Insomma, anche i greci si divertivano e avevano questi giochi per allietare i lunghi banchetti. Poi abbiamo lo skifos, che è diciamo, una coppa, o meglio, è un manufatto più simile a quello che può essere un nostro bicchiere o una tazza come forma, che corredato da due manici, e quindi anche questa è un'altra modalità con la quale si beveva il vino, però più similare a quello che possiamo intendere noi come il bicchiere, quello per l'acqua, quindi non aveva uno stelo e appunto aveva questa forma che è molto vicina a una via di mezzo fra una tazza e un bicchiere. Infine,
Si potrebbe parlare per ore dei greci e dell'impatto che hanno avuto nella storia del vino, però sicuramente quello più importante e che qui voglio sottolineare poi per concludere è il fatto che sono loro che hanno portato poi alla conoscenza del vino nell'intero bacino del Mediterraneo, perché partendo dalla Magna Grecia, quindi dal quando spostandosi hanno cominciato a colonizzare il sud dell'Italia, la Calabria, la Sicilia e poi via via risalendo lungo lo stivale fin verso l'Italia centrale, sono stati i primi a portare anche qui da noi la conoscenza della vite, la coltivazione della vite e che poi dopo, di fatto, qualche tempo dopo, altri due popoli italici, gli Etruschi e i Romani, hanno fatto loro e hanno continuato ad utilizzare per appunto produrre il vino. I Romani debbono molte cose alla cultura greca, infatti buona parte del loro sviluppo deriva nel momento in cui incontrano la cultura greca e infatti, se ci pensate, alcuni vini che noi ancora oggi degustiamo hanno l'appellativo di greco, proprio perché molto probabilmente, viene da dire, da lì derivano, quindi derivano da questi primi vitigni, primi vini che erano stati appunto portati da Indote, dai greci, coltivati dai greci all'epoca appunto nel sud Italia. Bene, direi che questa puntata di Storia del Vino per oggi termina qui. Come sempre, se avete dubbi, domande, perplessità oppure volete conoscere qualcosa in più rispetto al mondo del vino e alla storia del vino, potete farmi qui sotto con l'hashtag Ask the Wine tutte le domande che ritenete più opportune. Se il video vi è piaciuto, ovviamente un mi piace è sempre gradito. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatelo conoscere ai vostri amici, parenti, cugini, congiunti e disgiunti. Non c'è bisogno dell'autocertificazione, ma l'importante è che appunto seguiate il canale e mi permettate di conoscerlo a più persone possibili, proprio perché anche con queste puntate andiamo a scoprire dei risvolti sempre nuovi e particolari del mondo del vino. Io, ricordandovi come sempre che i minori di 18 anni non devono bere e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, per il momento vi saluto e ci ritroviamo a un prossimo appuntamento con la storia del vino o un'altra delle puntate qui del canale The Wine Channel. Un ciao da Francesco e buon vino a tutti!